E zacchete. Ciao a tutti, io sono Luca. Io sono Luca. Senta, chi sono io? Io sono Luca. Io sono Claudio. Siamo qui da Baseline dal 2009. Se non capite un basso, lo facciamo per voi. Siamo qui con voi, sempre dotati di mascherina. Esatto, ancora, questa è la storia. Però siamo qui per farvi vedere non una ma due cose. Allora, una intanto è il nostro tribe Dark Spike, dotato anche già di LED, che abbiamo tutti accesi perché li abbiamo fatti mettere. Quindi aspetta, mi tolgo anche l'altro auricolare che sento davvero una cippa di niente. In più vi facciamo vedere un prodottino nuovo che oramai quando uscirà questo video l'embargo sarà stato sollevato. Sì, è tanto già postato foto e tutto. Ok, perfetto. È un prodotto nuovo di Dark Glass. Ora che postiamo il video sarà già vecchio. Sì, esatto, l'avranno già fatto la versione 2 con 15 robe differenti. Esatto. Perché con Dark Glass si fa così normalmente. Intanto però questo vi facciamo vedere ed è il Dark Glass Elements. Yeah. Che roba strana, non c'è un pulsantino, non ci sono le cose da toccare. Cos'è? Allora, è una di quelle robe che non si capisce molto bene, però noi cerchiamo di spiegarvelo. Okay. Ma prima per godere delle spiegazioni, dato le spiegazioni non sono mai a gratis, il pagamento consiste in cliccare subscribe, cliccare likes o dislike, tanto che lo potete sempre modificare in corso d'opera. Lasciateci un commento già da subito, l'avevate già visto? Sapevate già cos'era? Sapete già cos'è? Lo sapete più di noi? Molto probabilmente sì. Fatecelo sapere in un commento. Partiamo con la descrizione di cos'è. È un blocco di metallo, penso alluminio. Allora, il suo scopo è quello di fare amplificatore da cuffia, una sorta di preamp. In particolar modo serve per caricare moduli IR, cioè moduli di sostanzialmente di risposte, sarebbe impulse response se non mi sbaglio, sostanzialmente un simulatore di cassa, per farla proprio alla brutta, messa giù male, però l'idea è un po' quella. In più un tool da studio multimediale, diciamo, perché ha anche collegamento Bluetooth, che è da questa parte, questa finestrella qui. Ci potete collegare non una ma due cuffie. Quella vedi di sopra, noi abbiamo già collegata una, la nostra Aria Sounds. Lo potete utilizzare con le, cioè c'è anche l'USB per caricare poi tutti gli eventuali aggiornamenti firmware e per caricare i nuovi modelli VR, che sono tra l'altro caricabili anche Bluetooth. C'è la DI, che strumento di qua. Sì. C'è un'entrata strumento e c'è un'entrata speaker. Ok. C'è un'entrata amp in, si può fare un disastro. C'è anche di la auxin. C'è anche la auxin, lo si può fare in via analogica se il digitale Bluetooth non vi dovesse piacere. Conferare. Però prima di continuare a parlare vi faccio sentire com'è che suona. Vai, facci sentire come Aspetta, suona Luca. Un attimo, devo trovare le cuffie. Mi piace. Esatto. Le cuffie sono belle. Wow. Che belle. Perché attualmente, se no, non si sente niente. No, esattamente, perché lo stiamo suonando in modalità scollegata. Quindi abbiamo collegato una di questa è la uscita di AIA, registratore zoom, e registriamo direttamente dentro lì. Esattamente. Quindi se poi dopo ci sarà quello che dice però bisognerebbe fare le registrazioni con anche microfono per poter apprezzare perfettamente tutte le nuance del suono, allora uno, se le vuoi apprezzare prendi il basso, suoni e non star lì ad andare su YouTube dove ci sono 25 compressioni, hai capito? Sto parlando con te. Due, stiamo parlando di uno strumento che è nato per caricare moduli IR, quindi è nato proprio per essere sfruttato attraverso la DI, quindi la facciamo sentire. Partiamo da flat? Partiamo da flat. Allora, così, aspetta. Ok. Allora, così è spento praticamente, giusto? Esattamente, flat. Tipo in bypass. Allora, sembra kit di supercar. Ora se fai vedere. Così non ricordo più com'è che facesse il rumore di supercar, però... Così va. Bellissimo. Mi spiace Michael, non posso permettertelo. Volume cuffia destra, volume cuffia sinistra, bilanciamento tra traccia di accompagnamento e volume del basso. Questo qua serve per variare gli impulsi. Sono massimo 5 impulsi, ma quelli li vediamo dopo. Vai, facci sentire come non suona. Thank you.
da qua non ho sentito niente, per cui non ti so dire se sei beh, stato allora, bravo o no. Mi auguro che sia uscito del suono. Lo scopriremo dopo in post. Scopriremo solo dopo. Allora, ovviamente in questo modo non abbiamo appunto simulazioni, quindi funziona proprio come una DI pura e semplice. Inseriamo gli impulsi. Prima, vai, adesso ti impulso. Questo tasto, che dovrebbe essere touch, è in realtà, secondo me, il punto meno riuscito, perché bisogna riuscire a premerlo nel modo specifico che vogliono loro, con la forza che vogliono loro. Quindi se lo premi in maniera non perfetta, non cambia. C'è anche da dire che non è pensato per dei cambiamenti al volo, è pensato... Sì, non è che stai lì a pistolare tutto il giorno. Sì, esattamente. Ne scegli uno, poi ne scegli uno, sostanzialmente tieni quello per tutta la chanson. Allora, facciamo così, tu suona e io cambio la cosa. Ok, perfetto. Cambio l'impulso. Preferito dall'1 al 5? Non sto sentendo assolutamente nulla. Come? Non me li ricordo. Ma il 3 aveva un po' di carognetta sotto che mi piaceva. Il 2 mi piaceva moltissimo. Riproviamo tutto col plettro? Riproviamo tutto col plettro, va bene. Tra l'altro mettete pollice in su per i LED che sono fighissimi. Eh sì, così siamo flat, senza niente. Ok. Visto che mi facevi i cenni, sì, ma non stavo seguendo. Ah, ti dicevo 1, 2, 3, 4, sì, 5. Forse il 4 e il 3 anche. Che comunque si possono cambiare. Esattamente, perché allora Dark Glass ci mette gentilmente già dentro 5 simulazioni già precaricate. Mm. Quale queste siano non è dato sapere, a meno che non lo colleghiate in USB e riusciate a vedere quindi quali sono le impostazioni già di fabbrica, perché attraverso Bluetooth non si riesce a capire. Quindi questo, male, cari amici Dark Glass, magari scrivere anche solo sul manualetto quali questi siano poteva essere una buona idea, però magari l'hanno scritto e tu non l'hai visto. No, perché ho guardato il manuale, ho guardato anche online e ho guardato anche il video che hanno messo, non lo dice non mai, è un segreto, è un segreto, vabbè, pazienza, ma naturalmente sono troppo stupido io per capirlo. Scriveteci in un commento se sapete come vederli tranne da USB. Ma questi impulsi appunto possono essere cambiati, potete sia utilizzare gli impulsi che già Dark Glass fornisce, oppure potete anche caricarne dei vostri, oppure potete scaricare degli impulsi IAR, appunto, che il formato mi pare che sia comune, scaricati da internet e caricati sopra o acquistati da internet, sono anche siti che sono anche siti che vendono, e li potete caricare sia attraverso l'USB-C oppure via Bluetooth, e questo è molto comodo. Ma la cosa davvero figa è la possibilità di usarlo per suonare in cuffia. Wow. Voi praticamente cosa fate con questo? Cioè, o vi collegate in Bluetooth col telefono e vi mandate le tracce e ci suonate sopra, e con questo fate il miscelamento tra solo traccia e
solo suono del basso, quindi se lo tenete in mezzo c'è 50-50. E poi vi attaccate le cuffie e suonate, ascoltate. Che bello. Ma mettiamo che ci sia anche un vostro amico, sempre ammesso che abbiate degli amici, e che vogliate dire: guarda, senti come suono bene. Senti come suona. Oppure che vogliate invitare la signora. Senti come suona. Esatto. E oppure mettiamo che abbiate finalmente trovato il tipo o la tipa da agganciare e che diciate: dai, vuoi venire su da me, ti faccio sentire come suono bene il basso. Sì, esatto. Però magari sono le 3 di notte che avete fatto notte brava e non potete attaccare l'amplificatore. Allora uscite la cuffia. Vedete questo? Quindi sotto questo aspetto diventa davvero un coltellino svizzero per eccellenza. Qua ci sono queste cose che sono tanto per smanettoni. Quanto sono da smanettoni. Vedete che abbiamo due entrate, una instrument out and pin e una instrument in speaker out. Spiegaci, Luca. Nel caso in cui lo vogliate questo tenere nella vostra catena di effetti, è molto semplice: mettete qui sotto lo strumento, qui fate l'uscita, ovviamente questo lo tenete in fondo alla catena perché, come diciamo, un simulatore di cabinet, e lo usate come se fosse un qualunque pedale. Ma potete anche metterlo, se la vostra testata ha una potenza inferiore ai 100 watt, lo potete mettere tra la testata e la cassa utilizzando l'uscita dell'amplificatore che va in amp in, e da qui poi fate uscire lo speaker out che va alla cassa, ovviamente con dei cavi corretti. Oppure potete anche metterla dopo la cassa, quindi dalla cassa fare l'uscita che va nello speaker out, però questo devo un attimo vedere. Comunque la fate arrivare qui e sostanzialmente poi le fate prendere praticamente alla DI tutto quello che arriva dopo. Oppure potete anche utilizzarla, ma solo se avete delle testate in classe D, se avete delle valvolari no, perché fanno kaboom, e lo potete utilizzare semplicemente con l'uscita, quindi suonate sulla vostra testata, lo speaker out lo mettete nell'ampinna e quindi lo utilizzate questo come simulatore di cabinet per quando dovete andare a registrare. Roba da smanettoni, insomma. Roba da tanto 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 smanettoni. Fateci sapere in un commento se siete degli smanettoni oppure se, come probabilmente faremo noi, lo utilizzerete semplicemente in catena. Esatto. A camminare. È molto 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 bello, anche solo il fatto di avere un amplificatore per cuffia comodo per casa da portare in giro e col quale potete suonare senza... Come si sente con le cuffie? Si sente molto molto bene, ovviamente. E questo lo ripeto, questo ci tengo abbastanza: dovete utilizzare delle cuffie belle. Noi stiamo utilizzando le nostre Area Sound, che sono delle cuffie di qualità molto molto alta. Vi rimando il nostro video su questo. E queste quindi ci consentono di apprezzare poi bene tutto quello che viene fuori. Se utilizzate delle cuffie, quelle del telefonino, può essere che perdiate delle basse, cioè che diciate: ma suona tutto come una chitarra. È normale, perché non dovete usare delle buone cuffie, se no. Quello assolutamente, come sempre. E vi ripeto, voi potete passare il tempo a fare... Il bello è che ci sono quelli nati tipo dopo il 90 che non sanno di cosa stiamo parlando. Quindi Darkless Elements, nuovissimo pedale preamp, non è un pedale in realtà, diciamo nuovissimo prodotto. Questo è un prodotto di Darkless che, come al solito, riesce ad andare sempre un passetto più avanti. Fateci sapere in un commento che cosa ne pensate, ma soprattutto potete acquistarlo al linkino che trovate tipo qui. Sì, da qualche parte, oppure lo potete venire a provare qui in negozio ed acquistarlo direttamente qui. Ma in negozio. A te. Ci vediamo al prossimo video, ci vediamo nei commenti, ci vediamo qui in negozio. Fatemi rimettere su questo catafalco. No, facciamo senza, vai. Sì, perché noi amiamo il rischio. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Okay. Yeah.